Ehi là 3D Artist, bentornati! In questo video vedremo, come avrete immagino già intuito dal titolo, come fare il bake delle normal su Blender. Vedremo quindi innanzitutto il metodo classico, sia semplice sia magari con l'utilizzo della gabbia. E poi vedremo un secondo metodo, diciamo, un po' più nuovo, almeno per Blender, anche perché questo sistema di baking è quello che ZBrush ha sempre usato, quindi diciamo non è proprio nuovo. Prima però vorrei fare un piccolo passo indietro per spiegare innanzitutto cos'è una normal map a quelle persone che non lavorano nel campo della computer grafica e magari sono qui semplicemente perché sono curiose. Come ad esempio potrebbe essere un videogiocatore che sente questo termine per la prima volta e vuole capirci qualcosa in più. Oppure per chi ha appena iniziato il suo viaggio nel fantastico mondo della computer grafica. Dunque, come ben sappiamo, ad ogni modello, sia esso per un film o per un videogioco, viene assegnato un materiale o più materiali, dipende dai casi. E tramite delle texture, all'occorrenza chiamate anche mappe, vengono modificate le proprietà di questi materiali. E abbiamo quindi, ad esempio, la mappa per il base color, per la roughness, per la metalness, per l'emissive e così via. Inoltre poi bisogna sapere che all'interno della maggior parte dei programmi di produzione, come tipo ad esempio Maya o appunto Blender, soprattutto poi in ambito videoludico, a meno che non sia strettamente necessario e non si tratti ovviamente di modelli che dovranno poi essere animati, si evita di utilizzare come output finale delle mesh estremamente dense, soprattutto poi per il fatto che, oltre a rallentare ovviamente il software, queste sono praticamente impossibili da gestire in fase di rigging, animazione, rendering, soprattutto poi se si tratta ovviamente di rendering in real time. Anche se in realtà, come abbiamo visto con il nuovo Unreal Engine 5, le cose stanno, diciamo, in un certo senso cambiando. Il problema quindi è che, dovendo limitare tantissimo la quantità di poligoni, molti dei dettagli che abbiamo ottenuto anche magari tramite sculpting, probabilmente anche su mesh abbastanza dense, non si vedranno più, spariranno. Ed è qui dunque che entra in gioco la normal map, che va praticamente a simulare i dettagli del modello ai poli, ossia ad alta densità poligonale, sul modello low poly, quindi a bassa densità poligonale e ottimizzato per la produzione, ossia con una topologia dell'UV che siano quantomeno decenti. E la generazione di queste normal map si è tramite appunto il processo di baking, con il quale si dice al programma, in questo caso Blender, di calcolare la differenza che c'è fra la mesh ai poli e quella low poly. E adesso, fatta questa, diciamo, introduzione, andiamo a vedere effettivamente come fare il bake delle normal su Blender. Dunque, io adesso userò come esempio quest'asse di legno che ho modellato e su cui ho scolpito delle venature stilizzate. E come possiamo notare, se noi andiamo ad attivare il wireframe, questo oggetto avrà una topologia che, oltre ad essere abbastanza densa, fa pure abbastanza schifo, e ovviamente questo oggetto non ha le UV, ma a noi questo non deve interessare perché Blender vedrà questo oggetto soltanto come riferimento da cui estrarre il dettaglio. Mentre l'oggetto a cui dovremo andare ad applicare le normal map, che sarà poi il nostro output finale, dovrà invece avere ovviamente una buona topologia, magari non troppo densa, e delle UV. E la prima cosa da fare adesso è andargli ad assegnare un materiale. Quindi magari per comodità andiamo direttamente nell'area di lavoro Shading, selezioniamo l'oggetto e clicchiamo su New. Il prossimo passo adesso è andare ad aggiungere il nodo Image Texture, dove verrà registrato il risultato del nostro baking. Quindi andiamo in Add Texture, Image Texture. Una volta piazzato il nodo, clicchiamo su New per creare una nuova texture, l'andremo a rinominare magari Plank underscore NM, che sta per normal map, e magari andiamo ad aumentare la risoluzione a 2048 e clicchiamo su OK. Siccome poi per Blender, come per qualsiasi altro software di computer grafica che usa questo sistema, non serve calcolare il colore delle normal map, in Color Space andiamo a selezionare non color. Per avere poi una preview immediata e vedere se effettivamente sono state estratte in maniera corretta, le andiamo a collegare già da adesso al canale Normal. Ovviamente adesso non posso andare a collegare la texture direttamente nel canale Normal, ma devo andare prima in Add Vector e creare il nodo Normal Map e lo vado a piazzare in mezzo. Dopo aver impostato il tutto, prima di procedere, però mi devo assicurare di aver impostato come motore di rendering Cycles, perché per il momento è solo tramite quest'ultimo che riusciamo ad andare a fare il baking delle normal. Infatti, adesso, avendo impostato Cycles come render engine sempre nella sezione Render Properties, potremo avere accesso al menu Bake. E una volta qui, la prima cosa che facciamo è andare ad impostare come Bake Type, ovviamente, Normal. Successivamente, poi andiamo ad attivare l'opzione Select to Active e andiamo ad aprire il menu. Ok, adesso facciamo finta che questa qui è la nostra mesh low poly, mentre
Questa qui è la nostra mesh ai poli, quindi con tutti i nostri dettagli. Il parametro extrusion va ad identificare praticamente quella che è l'area di influenza del baking, che deve andare ad inglobare tutte e due le geometrie. Se infatti vedo che ad esempio il dettaglio più alto misura, che ne so, 2 mm, in extrusion andrò a mettere un valore pari a 2 mm o magari leggermente più alto. La max ray distance invece è un'altra sorta di limite, diciamo, che si impone al software per evitare eventuali artefatti dovuti a possibili intersezioni della gabbia virtuale impostata tramite il parametro extrusion. Di solito questo parametro si può lasciare a zero per non impostare nessun limite, ma nel caso si dovessero verificare errori o artefatti strani, si può provare a modificarlo provando a portarlo ad un valore, diciamo, più o meno simile a quello impostato per l'extrusion, o almeno quando di solito lo uso io questo sistema funziona. Se però, dopo svariate volte che abbiamo provato a modificare questi parametri, la mappa generata dal baking fa ancora schifo, possiamo provare ad utilizzare una gabbia che abbiamo modellato noi. Infatti basta spuntare l'opzione Cage e andare a scegliere la geometria. Inoltre poi possiamo anche andare ad utilizzare come al solito il picker per pescare l'oggetto dalla viewport o direttamente dall'outliner. Adesso per procedere andiamo a rendere visibili tutti gli oggetti coinvolti, teoricamente la gabbia potremmo anche lasciarla nascosta, però io preferisco renderla visibile. Poi con o senza la nostra gabbia selezionata il procedimento è sempre lo stesso. Adesso per comodità andremo a selezionare gli elementi dall'outliner per evitare di farlo dalla viewport e magari confonderci. Perché infatti per prima cosa bisogna andare a selezionare l'oggetto ai poli, poi tenendo premuto CTRL l'oggetto low poly in modo che diventi oggetto attivo e sia così possibile visualizzare il suo materiale all'interno dello shader editor. Questo perché dovremo andare a selezionare anche il nodo image texture che abbiamo creato prima per dire così a Blender di registrare qui l'immagine che andremo a generare tramite il baking. E una volta così selezionati tutti gli elementi andiamo a cliccare su bake. E adesso, come possiamo vedere, il modello low poly ha gli stessi dettagli del modello high poly. Per quanto riguarda la gabbia, affinché funzioni, questa deve avere lo stesso numero di poligoni dell'oggetto attivo, ossia dell'oggetto low poly. Quindi per crearla basta semplicemente selezionare e duplicare l'oggetto low poly. Per una questione di ordine vi consiglio sempre di rinominare qualsiasi cosa, quindi magari lo chiamerete gabbia o cage in inglese, come volete. Poi con l'oggetto selezionato andiamo in Edit Mode e con tutte le facce selezionate andiamo a prendere il comando Shrink Flatten e andiamo a gonfiare leggermente il modello. Qui poi comparirà un pannello in cui potrete andare ad inserire manualmente il valore che preferite. Io tipo ad esempio andrò a mettere 0.005 e una volta finito torniamo in Object Mode. Ovviamente la gabbia non avrà bisogno né di materiale né di UV. Il secondo metodo di baking che vedremo è quello tramite il modificatore multi-resolution, che in realtà non molti conoscono perché, come ho detto prima, in Blender è abbastanza nuovo come sistema e spesso questo sistema è anche più semplice e meno macchinoso di quello classico. Quindi per prima cosa ovviamente bisogna andare a selezionare l'oggetto desiderato, andare nel menu Modifier Properties e andare ad aggiungere appunto il modificatore multi-resolution. Da qui adesso ho tre modi per andare a suddividere la mia geometria, siccome però voglio che mantenga bene o male le stesse forme, vado ad utilizzare Simple e vado a cliccare tante volte quante sono le suddivisioni che effettivamente mi servono. Usando questo sistema adesso posso andare a scolpire i dettagli direttamente su questa mesh e fare poi il baking successivamente. E ovviamente questa mesh dovrà avere una buona topologia e delle UV. Se però, come nel caso precedente, abbiamo già un modello di riferimento con dei dettagli da riportare, dobbiamo fare un passaggio in più, aggiungendo al modello su cui stiamo lavorando il modificatore Shrinkwrap. Da qui adesso dovrebbe essere sufficiente andare a selezionare in target il modello ai poli per andare a proiettare tutti i dettagli di quest'ultimo sul modello low poly. Se però i dettagli risultano essere ancora un po' sgranati, diciamo, vi basterà semplicemente andare ad aggiungere dei livelli di suddivisione. Cercate ovviamente però di non esagerare per evitare di impallare Blender.
Una volta soddisfatti della proiezione, dobbiamo andare ad applicare lo shrink wrap, altrimenti Blender ci segnalerà un errore e il baking verrà annullato. Andiamo dunque a cliccare sulla freccettina qui in alto a destra del modificatore e clicchiamo quindi su Apply. Adesso, prima di procedere col baking, per prima cosa dobbiamo portare i livelli di suddivisione della viewport a 0. Adesso torniamo in Shading e nel menu Bake andiamo a spuntare l'opzione Bake from Multi-Res e ovviamente come Bake Type sempre su Normals. Da qui adesso andiamo a selezionare prima la geometria e poi il nodo Image Texture per dire come prima a Blender di registrare qui l'immagine che andremo a generare e clicchiamo su Bake. Come avrete notato il baking è stato anche molto più veloce e abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. E niente, direi che possiamo terminare qui il video dove abbiamo visto come fare il baking delle normal su Blender usando sia il metodo classico che questo sistema, diciamo, relativamente nuovo. Io spero come al solito che il video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!